Ciao gente, benvenuti in un nuovo video. Oggi finalmente siamo arrivati al video in cui io cerco di far resuscitare i miei capelli. Come potete vedere, la quarantena me li ha distrutti. Ero arrivata a pensare di tagliarli anche, perché fanno schifo, cioè nel senso. Però ho deciso di fare un video esperimento. Ho detto, vabbè, vediamo se riesco a farli resuscitare. E niente, quindi ve li faccio vedere come sono adesso, cioè il prima. Come potete vedere sono privi di vita, sembrano quasi un po' lanuginosi. Io ho già il capello finissimo, cioè dovete considerare che il mio capello è la metà della metà di un capello normale, cioè molto molto fine e liscissimo. E come potete vedere sono abbastanza morti. Adesso sono parecchi mesi che non ci ho fatto niente sopra, probabilmente niente, e infatti ho parecchia ricrescita, perché, non so se si vede, cioè come sputtanarsi, comunque praticamente durante la quarantena la tensione emotiva, perché come vi ricordate sono stata sola più di 60 passaggiorni, e non potevo nemmeno quasi parlare con nessuno perché i miei vicini di casa non volevano, quindi è stato tipo un periodo di isolamento, cioè tipo isolamento, avete presente come fanno con gli psicopatici? Soltanto che mi ha agitato parecchio, cioè ero parecchio tesa, specialmente nell'ultimo periodo, e mi sono venuti un casino di capelli bianchi, cioè praticamente tutti bianchi. Adesso non so se potrebbe essere una cosa che veramente succede, comunque io prima della quarantena non li avevo così bianchi. E niente, quindi iniziamo con il video, risuscitiamo i capelli. Ho deciso di usare l'Enné ovviamente, perché le tinte chimiche non mi fido ancora ragazzi, cioè c'ho paura. Ho sentito un rumore, io ho sempre paura che siano bestie, spero che non siano bestie. Andrò a controllare. Cosa vi stavo dicendo? Ho intenzione di fare un esperimento che non so se qualcuno ha mai già fatto. Non so se qualcuno l'ha già fatto mai. Vabbè, mettetevi le parole nell'ordine che preferite. Praticamente voglio mescolare l'Enné, quello in polvere, con l'Enné, quello in gel già pronto. Se vi ricordate i miei vecchi video, io avevo già testato quelle tinte pronte a base di Enné, quindi 100% vegetali, e avevo provato il mogano e il castano scuro, se non mi ricordo. Il mio primo video è stato quello del capello rosso ciliegia, se non mi ricordo male, soltanto che da soli non è che facciano questo granché, e io ho detto, ma se io li mescolassi assieme cosa otterrei? E quindi adesso vediamo che cosa succederà sui miei capelli mescolando questi due prodotti. Niente, questa è solo la parte introduttiva. Ovviamente non fate caso se poi nel resto del video avrò altri vestiti, altro trucco, perché è probabile che questi video vengano girati in vari giorni e in vari momenti. Vi lascio al tutorial. Allora gente, questo è l'Enné che ho fatto ieri e ha ossidato tutta la notte, perché altrimenti non vi tinge, quindi quando fate l'Enné prima lo dovete lasciare ossidare in estate almeno 12 ore, invece in inverno 24 ore, un giorno intero, perché altrimenti non avrà un potere tintorio bello forte. Come ne ho usato il radico quello classico, quindi polvere di Lausanne in Hermes, l'ho trovato da Ecoverde, costa anche poco, 5 euro, e poi ho usato un pochino di Enné de Shiraz rosso tramonto, quello l'ho trovato ad Esselunga, comunque vi metto poi in sovraimpressione le foto. E voglio mescolarci questa è la crema tintoria della Lugona, ecco qua, crema colorante. Ho preso il colore Aurora, che è il più chiaro, dovrebbe essere un biondo, non so quanto possa tingere, dovrebbe venire così, comunque poi vi zoom bene tutto. E niente, la volevo mescolare un pochino l'Enné per vedere se poi aumenterà il potere tintorio e mi darà dei riflessi dorati più belli, più carini. E niente, adesso vi faccio vedere che cosa contiene questa scatola.
Allora, vediamo che cosa contiene la nostra scatola della crema colorante Logona. Allora, abbiamo ovviamente il tubo di tinta, perché non è una di quelle tinte da miscelare, ma è già pronta. Dobbiamo poi bucare il tubo e abbiamo già la crema per l'applicazione pronta all'uso. Poi abbiamo le istruzioni che sono scritte in tedesco, ma credo anche in italiano, e vi dicono esattamente come fare tutto il processo, che è abbastanza semplice perché, vabbè, secondo le istruzioni dovete lavare i capelli, applicare la crema colorante, aspettare il tempo di posa e sciacquare. E poi abbiamo la cuffietta con i guantini. Ok, gente, mi sono lavati i capelli. Per lavare i capelli ho usato questo, lo shampoo della Schultz, quello ravvivante, la camomilla, che è un profumo buonissimo. È un buonissimo inci perché tutto è bio. E come balsamo non ho messo niente, ma dopo, dato che rende un po' secca i capelli, metterò la maschera Garnier Fructis 98% naturale, quella alla banana, che è nutriente, ha un profumo buonissimo di banana, lo adoro. E niente, adesso mescoliamo invece un po' di questo qua dentro, sperando di non fare casini. Allora, come potete vedere è nuovo, quindi dobbiamo bucarlo. Spero che si veda comunque. Ecco qui, l'ho bucato. E adesso lo vado a mettere un po' qua dentro. Non esageriamo perché è un esperimento. Non so che cosa sto facendo. Comunque, mescoliamo. Vediamo se poi tingerà di più, di meno o non cambierà niente. Dendè che ho preparato, guardate com'è bello denso. L'ho fatto come vi ho detto ieri sera, in modo che ha potuto tirar fuori tutto il pigmento. Quello della Radico di solito è un ottimo ennè perché tinge tantissimo ed è molto cremoso, guardate, non ha nessuna sabbia. Ok, adesso lo vado a spalmare sulla mia testa per grande somma felicità. Gente, guardate, ho messo l'ennè con la cuffiettina in dotazione e adesso la parte più noiosa, cioè il tempo di posa da attendere. Vi metterò un po' a sole perché non voglio tenerlo troppo. Voglio avere un biondo dorato, ma non lo voglio troppo troppo rosso. A dopo.